l'inizio, la lezione inaugurale di questo nuovo ciclo di Palazzo Ducale. Porto anche i saluti del Presidente Borzani, che non può essere momentaneamente presente e tra poco ci raggiungerà. E ne approfitto subito innanzitutto per ringraziare il Professor Giorello di aver accettato il nostro invito ad aprire questa serie di incontri, che è organizzata, che è stata ideata soprattutto dal professor Vincenzo Roppo, che è qui e che l'ha ideata, anche se poi abbiamo voluto, lui ha voluto che ci risultasse anche un po' il mio nome, perché in qualche modo all'idea avevo preso parte fin dall'inizio. Che cos'è che si propone di fare questo ciclo di incontri in una serie di confronti tra un giurista sempre e un esperto di diversi settori, la medicina, la pubblica amministrazione, l'economia, la magistratura stessa, il giornalismo. Questo ciclo si propone di riflettere, come dice anche il titolo, sulla dimensione dell'errore. Intendendo per errore, ovviamente, l'errore che nella maggior parte dei casi si compie in maniera involontaria, senza un dolo, senza la ricerca di un tornaconto personale, insomma, quindi quando entra direttamente, evidentemente, in un campo diverso. L'errore che, per esempio, la legge so che cataloga spesso sotto gli estremi dell'imperizia, dell'imprudenza e della negligenza, no? Ecco, questa dimensione dell'errore che da qualche tempo mi ha colpito, notando due cose sostanzialmente. Che da una parte noi viviamo in una società in cui sotto molti aspetti l'errore non è più sanzionato. Io sono un insegnante, sono un docente universitario, mi occupo di scuola e sono un linguista. E la prima cosa che dovrei dire è che uno dei posti in cui tipicamente c'era una volta l'errore era quello di grammatica, e adesso noi linguisti per primi lo abbiamo abolito sostanzialmente. Bene. La scuola appunto ha ridotto, per anche opportune ragioni didattiche, è vero, la sanzione dell'errore. La società, non ne parliamo, nei confronti di se stessa, le persone, ognuno di noi. Mi è venuto in mente l'altro giorno, riflettendo su questa cosa, il famoso passo dei Promessi Sposi, quando Renzo dice posso aver fallato, e con quello si mette a posto, no? Ecco, perché l'errore è confessato, come si dice appunto, è mezzo perdonato. E poi invece c'è questo altro versante, in cui una serie di errori, che magari sono appunto spesso inevitabilmente degli errori, vengono sanzionati, vengono perseguiti a norma di legge e trascinano le persone in tribunale, creano anche dei casi in grande risonanza. C'è un romanzo molto bello, scritto da uno scrittore svedese recentemente scomparso, Henning Mankell, in cui si racconta la storia di un grande e importante medico svedese che in un'operazione compie effettivamente un errore, non c'è nessun dubbio, e quindi abbandona l'ospedale, abbandona la città, si ritira su un'isola deserta. E questo medico, dice, aveva fatto non so quante operazioni, interventi, tutti perfetti naturalmente, e poi era caduto su quello, e questo ha decretato la sua rovina. Ecco, questa, diciamo, a volte si ha la sensazione, almeno io ce l'ho, che per certe cose la società preveda o pretenda quasi l'infallibilità, il fatto che uno non debba mai sbagliare. Lo si può anche capire che naturalmente ci sia questa pretesa, ma che cosa significa dal punto di vista della cultura diffusa, del modo di pensare della gente, questa strana, questo strabismo, no? Per cui da una parte c'è tolleranza
indulgenza, indifferenza alla dimensione dell'errore, e dall'altra invece c'è la severità, la richiesta di un danno, di un risarcimento, spesso anche di una pena. Ecco, è un po' su queste cose che si vorrebbe riflettere, a partire dal concetto, dall'idea stessa dell'errore, ecco, e che il titolo naturalmente allude, mi pare in maniera abbastanza esplicita, con il suo punto interrogativo finale. Errare è certamente umano, ma lo è sempre, o ci sono dei casi, delle situazioni, delle posizioni sociali per cui non è più possibile sbagliarsi. Ecco. Tutto qui, quindi questi appuntamenti si seguiranno settimanalmente, come potete vedere dal Depliant, che è stato distribuito, e il prossimo sarà dedicato proprio alla medicina, quindi giurista e medicina, giovedì prossimo 21 aprile. Lascio allora la parola al professor Roppo. Grazie. Grazie, la parola sarà brevissima, solo per dire che in effetti noi abbiamo pensato a questo ciclo con l'idea di ragionare su legge ed errori in termini non astratti, ma il più possibile circostanziati, cioè con riferimento a settori di attività in cui il problema di quale sia la giusta risposta della legge di fronte all'errore si presenta in termini socialmente più significativi, e i settori sono quelli appena ricordati da Vittorio Coletti. Tuttavia ci è parso opportuno aprire il ciclo con un incontro, diciamo, di impostazione generale, in cui ragionare intorno alla categoria dell'errore nella sua collocazione, nella sua evoluzione all'interno della storia del pensiero umano e anche delle pratiche umane. E a questo si dedicherà un maestro dell'epistemologia come Giulio Giorello. E poi mettere assieme qualche considerazione sull'errore nella prospettiva del sistema legale. Dicendo sistema legale intendo quella macchina fatta di leggi e di giudici che applicano le leggi. E a questo, molto più modestamente, cercherò di provvedere io. La parola subito a Giorello. Allora, spero che si senta bene, ecco, lo dite, Intanto i miei più cari saluti alle amiche e agli amici genovesi qui presenti, e un ringraziamento per esserci venuti a sentire, peraltro una giornata meravigliosa. Io torno sempre a Genova, in particolare a Palazzo Ducale, con un grande senso di ammirazione e di bellezza, proprio di senso di piacevolezza estetica. Tra l'altro Genova è, almeno per parte di padre, la mia città, quindi è un po' come un tornare a casa. E volevo ringraziare in particolare l'amico Roppo, che ha molto insistito che io facessi questa prima apertura di una discussione più generale sull'errore, anche se il mio settore non è il settore più precisamente della indagine giudiziaria, ma è invece il settore della filosofia della scienza, cioè di cosa vuol dire sbagliare nel contesto della conoscenza della natura, usando natura nel senso più ampio possibile. Bene, però siccome mi piaceva provare a fare qualche
analogia tra il mondo, diciamo così, delle inchieste e il mondo invece della ricerca scientifica, prendo le mosse da un romanzo poliziesco. Ho scelto un romanzo poliziesco americano, anche perché forse per una lunga consuetudine coi telefilm ho forse più cognizione di come funzionano le leggi americane di quelle italiane, che quindi mi fanno un po' da test case, da terreno di, come dire, di prova di quelle stesse cose che io vi verrò raccontando. Meritatamente la casa editrice Mondadori ristampa ogni tanto vecchi gialli di molti decenni fa. In particolare ha ristampato di recente, più precisamente nell'aprile di quest'anno, poi all'inizio di aprile, di questo aprile, un classico del giallo americano che si chiama The Benson Murder Case, ovvero sia in italiano La strana morte del signor Benson. L'autore si chiama Willard Huntington Wright, scomparso nel 1939. Questo testo fu pubblicato nel maggio del 1926, quindi molta acqua apparentemente è passata sotto i ponti. A voi probabilmente il nome di Willard Huntington Wright non dirà nulla, ma ai lettori appassionati del giallo dirà qualcosa lo pseudonimo con cui firma, che è quello di S.S. Van Dyne. S.S., niente paura, non è un segno di ammirazione per quei ragazzacci che combinavano cose non gradevolissime in Germania negli anni 30, è l'indicazione di una nave. Van Dyne è, come si usa spesso negli pseudonimi americani, un nome di famiglia, poi perduto nella storia della famiglia stessa, di origine olandese. D'altra parte, credo che tutti voi sappiate che una volta New York si chiamava New Amsterdam, no? Ecco, quindi questo riferimento olandese non è del tutto fuori luogo. Il libro di Van Dyne, come i successivi romanzi di questo interessante scrittore, ha come eroe un personaggio che alcuni maestri poi del giallo duro all'americana hanno considerato lo snob più intellettuale, più prolisso, più superbo e più supponente di tutta la letteratura poliziesca. Perché l'eroe di queste inchieste non è un membro della polizia, non è nemmeno il procuratore distrettuale o uno dei suoi funzionari, è un detective dilettante nella migliore tradizione del poliziesco classico. Pensate molto semplicemente al Dupin di Edgar Allan Poe, per restare in America, o per andare in Inghilterra, a Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle. Il signor Philo Vance, meglio sarebbe dire Filo peraltro, perché è un nome di origine greca e poi dal latino arrivato all'inglese, quindi diciamo Philo Vance, è un personaggio che si occupa di un mucchio di cose, ha gusto per l'arte, è una specie di Carlo Ginzburg dei nostri tempi, però alterna al gusto per l'arte il gusto per i delitti se sono particolarmente, come dire, artistici, nel senso di elaborati, sofisticati, dove un grande intelletto si è messo alla prova. Allora, la cosa di base di un romanzo poliziesco è quello di scoprire chi è l'assassino, notoriamente, chi è il colpevole, se vogliamo essere più generali, e soprattutto come ha fatto davvero a produrre l'azione criminale. Sotto un certo profilo, dice Vance, l'assassino, se è abile, non sbaglia.
cioè commette certo un errore dal punto di vista della legge, ma non dal punto di vista della sua personale utile egoismo, eccetera, eccetera. Ma può sbagliare la legge, cioè può prendere non l'assassino giusto, ma prende un innocente sbagliato. E qui si esercita l'intelligenza, appunto, di Philo Vance. La prima storia in cui compare questo personaggio, appunto la strana morte del signor Benson, trova per esempio un dialogo così fatto tra il sergente Heath, che rappresenta una robusta versione della polizia, robusta anche per i modi, e il sofisticato intellettuale. Dice Heath: sempre in gita di istruzione, signor Vance, avete imparato qualcosa? Risposta di Vance: non posso proprio dirlo, sergente, però sto scoprendo una quantità di errori estremamente interessanti. Allora il problema diventa: perché questi errori sono così interessanti? Sono errori fatti dalla polizia o, quando interviene, dalla stessa equipe del procuratore distrettuale della la città di New York. La risposta sulla domanda perché queste strutture possono sbagliare è che sono fatte di uomini, errare humanum est, no? E essendo fatte di uomini, l'errore può essere il compagno abituale di qualunque ricostruzione degli eventi e anche delle le pratiche che ne seguono per poter individuare gli eventuali colpevoli. Dice ancora Ravance: i virtuosi non hanno, per così dire, il coraggio dei loro difetti. Quindi per fare degli errori bisogna essere coraggiosi. Questa è la prima lezione che ci viene da questo curioso e interessante giallista, che poi entra, attraverso soprattutto le disquisizioni del suo eroe preferito, nel terreno proprio della filosofia. Ad un certo punto Vance dice: la nostra sola possibilità di proseguire in questa illusione che chiamiamo vita risiede nel fatto che la coscienza è come un infinitissimo punto decimale. Qui la filosofia chiede aiuto alla matematica. L'esempio che viene fatto nel romanzo poliziesco non è molto difficile. Chi da ragazzino non ha mai provato a dividere 1 su 3? La frazione un terzo da 1, 0 e poi seguito da 3, 3, 3, 3. Potete, dice Vance, riempire la pagina, un certo errore o scarto tra quello che avete scritto e quello che è il valore reale della frazione un terzo resta ed è ineliminabile. È un tipico esempio di frazione periodica, come diciamo noi matematici. Ci sono bestie numeriche molto più rognose delle frazioni periodiche, ma non è qui il momento di trattare la questione. Il problema è proprio che questa fallibilità dell'uomo, questo carattere fallibile, riconosciuto peraltro, di una pratica scientifica come la matematica, che dovrebbe incarnare l'esattezza per definizione, ecco, questo tipo di fallibilità caratterizza appunto quella illusione che noi chiamiamo vita. Sembrerebbe che Philo Vance sia andato a leggersi le pagine di Giacomo Leopardi sullo Zibaldone. Non credo potesse farlo nel 1926, perché Leopardi non era tradotto allo Zibaldone in inglese. Adesso l'hanno tradotto, però, e comunque, visto che l'eroe di Van Dyne conosce una dozzina di lingue, probabilmente conosce anche l'italiano. L'idea di fondo è però questa: io lancio le mie accuse, dice ancora Vance, a proposito di una testimone reticente,
credendola falsa, solo per cogliere lei in trappola, quando lei l'avrebbe negata. E ci è cascata perfettamente. Ma che il diavolo mi porti, se non sono andato a toccare un tasto dolente. Non è vero? Ecco, e questo è il punto. Gli errori perché sono interessanti? Almeno certi errori sono interessanti. Certi errori sono interessanti proprio per il fatto che quando poi si va a vedere non solo il contesto della teoria, ma il contesto dell'azione, che è quello più delicato, che poi quello che interessa alla legge, questi errori possono mostrare tasti dolenti, cioè cose che non funzionano. L'esempio che noi facciamo adesso non è attratto dalla indagine poliziesca, ma è tratto proprio dalla storia della scienza. Coloro che hanno studiato un po' di fisica alla scuola media superiore sanno che i loro testi sono costellati di palline che rotolano su un bel tappeto senza avere mai attrito e quindi in teoria potrebbero continuare all'infinito il loro movimento, e tutta una serie di altre astrazioni che non corrispondono al mondo in cui noi viviamo. Nel mondo in cui noi viviamo gli attriti ci sono. Oggi che siamo un po' meno cattivi nei confronti di Aristotele, come messieri invece ai tempi Giordano Bruno di Galileo Galilei, diremmo che la fisica di Aristotele come base dell'attuale fisica matematica è un fallimento, ma se invece tratta il movimento di corpi dentro dei mezzi resistenti, beh, lì ha una profonda verità. Però la scienza moderna nasce nascondendo questa verità e volutamente studia situazioni che non sono reali, appunto, moti senza attrito. Per esempio, Galileo Galilei, tanto per dirne una, che si diverte a far cadere una piuma e una palla di ferro da una certa altezza, supponiamo la Torre di Pisa, per intenderci, e constata che la piuma e la palla di ferro arrivano giù nello stesso istante. Fatto vero, la resistenza dell'aria farà fluttuare la piuma lungo, mentre la palla di cannone arriva giù abbastanza direttamente, meglio non farsi trovare sotto, ecco. Ma Galileo dice: togliete, cioè dimenticate la resistenza del mezzo, pensate cioè a un mondo senza attrito. E questo dal punto di vista teorico può stare in piedi, ma uno potrebbe dire: quando poi andiamo a applicare le formule della fisica all'ingegneria, gli attriti è meglio prenderli in considerazione, se no avremmo tutta una serie di problemi non banali, compreso la moltiplicazione degli incidenti stradali al di là della maleducazione civica di coloro che sono al volante. Come mai è stato possibile che una meccanica senza attrito potesse essere applicata con successo alla costruzione di macchine che con l'attrito hanno fatalmente a che fare? È un problema teorico non banale su cui hanno riflettuto alcune delle menti migliori dopo Galileo. Già Galileo, ma dopo, diciamo, Cartesio, Leibniz, Herschel, Yuval, Mach, Poincaré, che si sono resi conto come può essere interessante un errore in questo senso teorico, proprio come era interessante l'accusa falsa fatta da Philo-Vance alla sua testimone. Nel libro di Van Dyn l'autore si scatena a un certo punto, sempre attraverso la voce di questo balordo, tra virgolette, ma tutt'altro che sciocco, tutt'altro che banale, l'investigatore modello, in una vera e propria disquisizione filosofica. Cogito, ergo sum,
mormorò Vance tra sé. Sapete, la filosofia naturalistica di Cartesio mi ha sempre attirato. Ha rappresentato uno spartiacque rispetto al dubbio universale e ha segnato anche la ricerca di una conoscenza positiva fondata nell'autocoscienza. Perfino nei suoi errori Cartesio è stato brillante. Il suo metodo di ragionamento, anche se a noi oggi sembra inesatto sotto il profilo scientifico, ha dato nuovo significato ai simboli dell'analisi. E alla fine conclude: la mente, dopo tutto, se deve funzionare in modo efficace, ha bisogno di combinare la precisione matematica di una scienza naturale con speculazioni pure come quelle dell'astronomia. È un passo straordinario, secondo me, perché rende molta giustizia a uno dei più grandi pensatori della modernità, che era ossessionato dal tema dell'eroe. Attenzione, Cartesio continua a scrivere retesti in cui ci dice come bisogna condurre il proprio ingegno in una ricerca scientifica facendo il numero di errori minore possibile. E oggi non è popolare parlare di l'errore di Cartesio, cioè è stato pubblicato pochi anni fa, relativamente pochi anni fa, un bellissimo libro di Antonio Damasio. L'errore di Cartesio di fondo è quello di aver preso la mente e averle dato la connotazione di una sostanza, non diversamente da come ha fatto con la materia. E questo dualismo cartesiano, sostiene Damasio, è molto pericoloso. Io sono fortemente d'accordo con Damasio e mi rendo conto che prima di lui c'erano stati dei pensatori che avevano mostrato come non tenesse il dualismo tra mente e corpo, o se preferite tra spirito e cervello, per intenderci, come lo proponeva Cartesio. Spinoza, con il suo monismo naturalistico, per cui la sostanza è insieme pensiero e estensione, ma non può essere ridotta né all'una né all'altra. Oppure gente come George Berkeley, il quale sosteneva nella lontana Irlanda, lontana dai grandi centri della discussione filosofica dell'epoca, che Cartesio non si era reso conto che bastava postulare una sola sostanza alla mente e si poteva benissimo fare a meno della materia. Sono cose che gli studenti di filosofia sanno bene. Ma io penso che abbia ragione qui Philo Vance quando dice ha ricercato Cartesio una conoscenza positiva nell'autocoscienza e senza necessariamente sostanzializzare l'autocoscienza, cioè la mente, cioè, e senza nemmeno esagerare o nel senso naturalistico di Spinoza o in quello idealistico di Berkeley. E per di più Cartesio voleva una precisione matematica tipica delle scienze naturali. Pensiamo a Galileo, che riscrive matematicamente la meccanica e la resistenza dei materiali nel 1638, non è la data di composizione, è la data di pubblicazione, nella lontana ma più sicura Leida protestante. E le nuove scienze di Galileo non erano nuove in assoluto, erano nuove perché erano matematiche. E prima Cartesio ha ragione qui, Galileo aveva fatto capire come diventasse importante anche una teoria del cielo matematica, cosa che era alquanto discutibile nella tradizione aristotelica, perché per alcuni la matematica contava, ma non contava l'evidenza fisica. Per altri invece contava l'evidenza fisica e la matematica era soltanto uno strumento di calcolo aggiuntivo. Siamo alle soglie nel 600 di una vera e propria rivoluzione scientifica e questo è ottenuto mediante, attenzione, quelli che noi abbiamo chiamato errori. Ma la gente non solo compie questi errori, ma sa di compierli.
e ritiene che in molti casi sia uno strumento per arrivare comunque alla verità. Il caso che abbiamo fatto prima dell'attrito è significativo. Noi scriviamo le nostre equazioni senza attrito della meccanica razionale e poi correggiamo opportunamente la sapienza dell'ingegnere pratico, ecco, le formule per evitare che succedano disastri. Ora, la questione è estremamente sottile. Di nuovo Philo Vance ci può essere d'aiuto. Uno dei personaggi di questo mystery ci dice che a un certo punto confessa, è un atipico esempio di una confessione emotiva, di un crollo nervoso, non è una vera e seria confessione. Commento di Vance: io non farei davvero troppo conto su questa, però anch'essa in realtà può dimostrarsi un altro sistema per cavare la verità. È vera e propria letteratura fantastica, ma con questa avvincente favola in nostro possesso riusciremo a far parlare anche gli altri. Questa è l'idea. Allora, la scienza non ha paura di servirsi di errori teorici, ma è ben capace qualche volta di arrivare alla verità pure muovendosi in un quadro in cui domina almeno inizialmente l'errore teorico. Su questo Goethe, per esempio, ha scritto delle pagine bellissime, ma non voglio annoiarvi con troppe citazioni letterarie. Vorrei dire che la letteratura fantastica, questo termine, veniva usato abitualmente a proposito della meccanica senza attrito. I miei colleghi di ingegneria e anche i miei studenti di ingegneria a cui facevo lezioni di meccanica razionale, quando dicevo state attenti che qui, e dice ma l'attrito, professore, è fantasia questa. Beh, è una fantasia che serve, ecco, questo è importante, serve e non poco. Quindi, di cosa ci serve l'atteggiamento teorizzato da Philo Vance e qui ampiamente trattato? Beh, è un mucchio di cose. La prima cosa è che facendo delle congetture che si rivelano false e che noi magari sappiamo a priori che sono false, cominciamo a sgomberare il campo dell'indagine da un mucchio di detriti, cioè da tutti quei pregiudizi ingombranti che non ci permettono di procedere verso la verità. Voi penso sappiate molto bene che questa impostazione è un'impostazione ben nota nella filosofia della scienza, che ha avuto nell'Ottocento dei grandi rappresentanti, in particolare il logico, matematico e filosofo americano Charles Sanders Peirce, notoriamente il fondatore del pragmatismo. Alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento ci ha lavorato sopra un grande fisico viennese, che era anche un fisiologo, per la tua attenzione, ed era un ottimo filosofo e storico della scienza, si chiamava Ernst Mach. Infine, l'idea che le nostre teorie non sono scientifiche se non sono in linea di principio falsificabili è stato uno dei punti di forza della Logik der Forschung del 1935 di Karl Popper. Non c'è forse, credo, oggi nessuno che non, quando cita Popper, lo cito per due cose: quello della falsificazione e poi anche quello che ha detto che la televisione racconta un mucchio di balle e quindi sarebbe meglio praticarla con cautela, per esempio usando una sorta di patente, senza bisogno di schierarsi con Popper, ma preferendo, come dice Vance, gente tipo Erasmo, elogio della follia, quel caprino vecchio professore olandese, è bene appunto esplorare queste strane forme di follia che sono le teorie apparentemente false.
Attenzione, il punto è delicato e sottile da molti punti di vista. Intanto, non soltanto le nostre teorie scientifiche devono essere in un qualche modo falsificabili, cioè si deve poter pensare a un'esperienza che le metta in crisi, ma possono essere anche utili se falsificate di fatto, o almeno anche per chi sa che fin dall'inizio sono false. E questa è la parte più sottile, quella che il procuratore distrettuale Markham nel romanzo di Van Dyne dice: mi sembra che ci sia del metodo nella pazzia del nostro amico Philo Vance. Evidentemente il procuratore distrettuale è una persona di notevole cultura, conosce bene il suo Shakespeare. Allora, il problema è un problema psicologico, ma psicologico non di singole persone, quanto di strutture. Cosa fare di fronte all'errore? Cioè, cosa fare di fronte a una teoria che viene proposta sapendo che è falsa o che comunque si rivela a uno scrutinio razionale preciso falsa? Vi trovate, dice Philo Vance, nello stesso scoraggiante imbarazzo di tutti i filosofi. Eppure eravate abbastanza pronti, mi sembra, a credere nella colpevolezza di mezza dozzina almeno di innocenti. Perché dovreste barare con quella persona, segue il nome, ma io non lo dico perché se qualcuno si è comprato il volume e non gli voglio rovinare la sorpresa, che invece è realmente colpevole? Questo è il punto di fondo. La richiesta che nell'impresa scientifica si voglia qualcosa di più del semplice campo riempito di detriti delle teorie false, ma avere qualche buona indicazione delle teorie vere, o almeno di quelle che saranno ritenute tali per un congruo numero di anni, che resisteranno a duri tentativi di falsificarle, ecco, questo noi vorremmo avere un'indicazione euristica, come si dice normalmente, anche in positivo. Ora, io non mi azzardo minimamente a pensare se questo sia possibile anche nel campo reale della legge, fuori dal procuratore inventato da Van Dyne. Ma rimando a Mach, a uno dei test che è stato uno dei capostipiti di questo modo di pensare, e in particolare da Erkenntnis und Irrtum, che in italiano noto con la traduzione letterale, conoscenza ed errore, pubblicato un po' di anni fa presso Einaudi, a cura di un nostro grande amico genovese, peraltro prematuramente scomparso, che è Aldo Giorgio Gargani. Molti di voi forse l'avranno sentito più di una volta discutere in questa città e in iniziative come il Festival della Scienza di Genova. Ecco, allora, Mach diceva, attenzione, che cos'è mai la prova a cui noi sottoponiamo le nostre teorie? È un'euristica, cioè un'arte di trovare, capace di individuare quel che non va in qualsiasi stupefacente artificio. Cioè, noi possiamo aver fatto delle teorie molto belle, possiamo aver fatto delle ipotesi molto convincenti circa un colpevole, eccetera eccetera, ma noi possiamo anche renderci conto che stiamo sbagliando e dall'errore capiamo dove va corretto il nostro ragionamento, e quindi in questo senso siamo anche in grado di procedere. Ci sono moltissimi esempi che si potrebbero fare, consentitemi di farne uno che abbiamo già trattato il dottor Luca Guzzardi ed io, citato prima dall'amico Roppo, in un volume milanese, L'uso della prova scientifica nel processo penale. Il nostro contributo aveva poco a che fare col processo penale, lo confesso, ma aveva molto a che fare con un modo di pensare che a me piace molto
e che si chiama termodinamica, una delle grandi discipline scientifiche dell'Ottocento, a cui ha contribuito un grandissimo scienziato irlandese, William Thomson, detto Lord Kelvin di Largs, che è stato appunto una delle grandi figure della rinascita scientifica della Gran Bretagna, in particolare della città di Glasgow in Scozia, ma era però nativo appunto di Belfast. Questa figura è di solito maledetta dagli studenti delle medie, perché il principio di Kelvin, o Lord Thomson come si dice altrove, è quello su cui dice, i professori, quelli di una volta un po' cattivi almeno, stangano duramente, perché se sarà vero che ogni forma di energia è convertibile in un'altra, primo principio della conservazione dell'energia, ma attenzione, quando voi lavorate con il calore dovete stare attenti che non è che recuperate tutto il calore come energia. Questo si chiama secondo principio della termodinamica, che conosce una serie di versioni molto belle, alcune molto divertenti. Per fare funzionare un frigorifero sarebbe bene attaccare la spina del frigorifero, perché se non spendete energia, per esempio elettrica, non riuscite ad abbassare di continuo la temperatura dentro il frigorifero. O la famosa tesi di Clausius, l'aumento dell'entropia. Nel mondo reale una quantità che sostanzialmente misura il mescolamento delle varie energie senza più ulteriore possibilità di distinguere aumenta. Forse l'intero universo è una macchina con un aumento di entropia, e quindi di prima o poi moriremo tutti in questa zuppa paludosa, ecco, che è appunto uno stato entropico stazionario. Grazie signora, meravigliosa. Ringrazio profondamente la signora, perché appunto prima dicevo di Lord Kelvin, che era nativo di Belfast, questo fiore bianco, giallo al centro e verde nel gambo è il simbolo dell'Irlanda Unita e libera, che ha buttato fuori con il coraggio delle proprie armi gli inglesi, a cominciare dalla rivolta di Pasqua avvenuta esattamente 100 anni fa rispetto ad oggi. E quindi viva la rivoluzione irlandese e viva la libertà dei popoli. Italia 25 aprile, Dublino 24 aprile, contro gli inglesi, contro i nazisti, con gli stessi strumenti che sono quelli dei popoli che cercano la loro libertà. Chiudo questa cosa che non c'entrava niente, ma visto che il fiore è arrivato era giusto parlarne, racconto brevissimo una vecchia storia che è molto divertente. Voi sapete, una delle grandi rivoluzioni scientifiche è la rivoluzione darwiniana. 1859, grande scandalo, Darwin tira fuori la sua grande concezione della mutazione o trasmutazione, lui diceva, delle specie. Negli stessi anni Lord Kelvin, il grande Thomson di cui vi dicevo prima, sviluppa una seguente teoria. La Terra è una palla infuocata, simile al Sole, che quindi un pezzo di sole che si è staccato, qui non c'è niente di nuovo rispetto all'ipotesi cosmogonica tradizionale formulata da Immanuel Kant e da Pierre-Simon de Laplace. Ma, dice Thomson, secolarmente la nostra Terra perde calore per semplice conduzione dal nucleo caldissimo al centro della Terra fino alla superficie, che si va via via raffreddando. Il tasso di dissipazione è pressappoco direttamente proporzionale alla riserva totale di energia. E allora, andando a guardare la temperatura attuale della nostra superficie terrestre,
e facendo dei conti, servendosi di una delle teorie matematiche più accreditate dell'epoca, la teoria della conduzione del calore del matematico francese Fourier, si arriva alla concezione per cui l'età della nostra Terra non dovrebbe andare oltre i 100 milioni di anni. È uno dei punti chiave questo, detto da un grande barone dell'università, come era appunto Lord Kelvin. Lord Kelvin sapeva benissimo di attaccare in questo modo i geologi che avevano teorizzato anche nella sua Scozia, come Hutton, i tempi lunghissimi per la formazione della Terra, ma era anche un'obiezione contro Darwin. I tempi PD Kelvin sono troppo stretti per pensare a quel tipo di lentissima evoluzione graduale che Darwin aveva dispiegato nell'origine delle specie e poi anche nell'origine dell'uomo. Il lavoro principale di Lord Kelvin del 1864, On the Secular Cooling of the Earth, cioè sul raffreddamento che avviene ogni secolo della nostra Terra, 1864, quindi a metà proprio tra i due capolavori darwiniani. E Lord Salisbury, presidente della British Association for the Advancement of Science, aveva detto: le cifre fornite da Kelvin restano l'obiezione più forte per l'evoluzione darwiniana. Quindi Darwin sepolto da questa accusa. Però anche Darwin ha avuto i suoi filovans, perché nel 1000, taglio un po', vi tolgo i dettagli così mi avvio alla conclusione, nel 1896 Henri Becquerel richiama l'interesse sui cosiddetti elementi transuranici. 1903 Pierre Curie e Madame Curie, cioè sua moglie, insieme ad altri bravi collaboratori come Albert Laborde, fanno capire che c'è almeno un elemento, che è il radio, e sarà proprio il grande elemento studiato dalla Curie, per la quale la signora avrà un doppio Nobel, prima in fisica e poi in chimica. Ebbene, questo elemento irradia calore proprio quando avvengono delle trasformazioni da un elemento a un elemento più leggero. Allora, cosa succede? Gli atomi radioattivi si disintegrano, formano elementi di origine radioattiva cedendo energia, determinando la proporzione di questi elementi residui nella crosta terrestre e tenendo conto dei tempi dei processi radioattivi, si riesce ad avere un orologio atomico che permette di misurare l'età del globo. Si fanno i conti e altro che il, cosa abbiamo detto, cos'erano 100.000 anni di cui aveva parlato Lord Kelvin. Quindi vedete che è una durissima falsificazione. È altro che i 100 milioni di anni di Lord Kelvin e ci vuole molto più tempo. Oggi per noi è banale dire che la nostra vita è vecchia di miliardi di anni e che le prime forme di vita accompagnano la storia della Terra in una fase abbastanza presto. Ma allora non si pensava così. Kelvin era ancora vivo, era uno dei filosofi naturali, come si diceva allora, oggi diremmo scienziati, più stimati nel suo paese, e appunto mi avvio a brevissimamente alla conclusione, il quale Le Kelvin continuava a sostenere tranquillamente le sue idee, era diventato rettore dell'Università di Glasgow. Nel 1904 aveva 80 anni, in una riunione di una società scientifica, compare un giovane brillante neozelandese, si chiama Ernst Rutherford, il quale ha fatto tutti i conti dell'orologio atomico e ha capito che Kelvin ha sbagliato. Come reagirà Kelvin? Allora,
La cronaca è molto rapida, così la racconta lo stesso Rutherford, premio Nobel, poi come voi sapete. Entrai nell'aula semioscurata e riconobbi quasi subito Lord Kelvin fra il pubblico. Capii che sarei stato nei guai nell'ultima parte del mio discorso, che riferiva proprio all'età della Terra, ove le mie idee erano in conflitto con le sue. Con mio sollievo Kelvin si appisolò. Ma mentre stavo giungendo al punto importante, vidi la vecchia volpe tirarsi su, aprire un occhio e lanciarmi uno sguardo malevolo. Ebbi allora un'improvvisa ispirazione e dissi: Lord Kelvin ha limitato l'età della Terra a condizione che non si scoprisse alcuna nuova fonte di calore. Quella profetica dichiarazione si riferisce a ciò di cui stiamo parlando questa sera, la scoperta della radio. E guardi un po', allora quel vecchio squalo cominciò a sorridermi con grande benevolenza. L'aneddoto di Kelvin, con cui concludo, è quindi sintomatico di tutta la situazione. Nell'impresa scientifica, promuovere degli errori può aprire la strada alla scoperta dell'elemento sconosciuto che ci porta poi alla verità. Come dire, Darwin aveva ragione, ma non si sapeva perché aveva ragione. Mentre Kelvin lo ha attaccato dicendo sei colpevole, l'avvocato difensore di Darwin, in questo caso Sir Rutherford, ha scoperto quel nuovo indizio che cambia tutta la questione e permette di andare avanti nella crescita scientifica. Passano i tempi. Lord Kelvin, quando è morto, è stato seppellito all'abbazia di Westminster, accanto, guarda caso, a Newton e a Darwin. In buona compagnia, dunque, no? In particolare di Newton e Darwin, cioè di due autori con cui Kelvin ha polemizzato, sia Newton che Darwin. Ma è importante ricordare un punto molto più generale. Tutto questo tipo di situazioni ci fanno capire che il nostro atteggiamento nei confronti dell'errore, dalle inchieste di Vance alla inchiesta di Rutherford, quella che ci interessa qui, valgono come una perorazione per un atteggiamento iniziale garantista che anche sul piano giuridico rappresenta l'equivalente della ricerca scientifica di un atteggiamento inizialmente non dogmatico. Questo è il punto. Con quanta facilità si condanna una persona quando si è convinti della sua colpevolezza? Come se non fosse più importante non condannare nessun innocente anziché punire tutti i colpevoli. Quest'ultima battuta non è di Philo Vance, ma è di Ersmack, una delle più grandi menti scientifiche del nostro Novecento. Grazie. Molte, molte grazie al professor Giorello per questa sua bellissima lezione. Adesso il punto di vista della legge, che verrà esposto molto più brevemente, a rassicurazione del pubblico. La quale legge ha verso l'errore un atteggiamento doppio, ambivalente. Da un lato, benevolenza, indulgenza. La legge vede l'errore come un fattore che può liberare la persona da impegni presi o da responsabilità che altrimenti graverebbero su di lui, in campo civile e in campo penale. In campo civile, se io compro un oggetto pensando che abbia certe caratteristiche che mi interessano e poi scopro di essermi sbagliato, quell'oggetto non ce le ha, la legge mi permette di cancellare il contratto, ridare indietro l'oggetto, recuperare i soldi che ho pagato.
in presenza di alcune altre condizioni. Ma il cuore è che l'errore consente di liberarsi dal vincolo contrattuale preso. L'errore sotto forma di ignoranza permette di acquistare vantaggi, diritti che altrimenti la persona non avrebbe acquistato. Se uno viene da me con un quadro e mi dice ti piace, lo vuoi comprare? Io dico sì, bello, ci mettiamo d'accordo sul prezzo, lo compro, lo pago, non sapendo che chi me lo ha venduto non è il proprietario di quel quadro, che appartiene a qualcun altro. Ebbene, la mia ignoranza mi salva. Io non so che il venditore non è il proprietario, e proprio il non saperlo porta la legge a dire ok, proteggiamo l'acquisto che è stato fatto in buona fede, e cioè nell'ignoranza di come le cose stanno realmente. In campo penale, l'errore di fatto è una scriminante, elimina il reato. Se io al guardaroba di un locale pubblico prendo un cappotto pensando che sia il mio e sbagliando perché invece il cappotto è di qualcun altro e me lo porto via e il proprietario non lo vedrà mai più, io non sono responsabile di furto, anche se materialmente quello che ho fatto corrisponde all'idea di furto. Ancora una volta la mia ignoranza e il mio errore mi salva dalla condanna penale. Se il cacciatore vede una sagoma dietro il cespuglio e pensa che sia selvaggina e invece è un suo collega cacciatore e spara nel cespuglio e ammazza il malcapitato, non risponde di omicidio doloso, anche se lui ha voluto intenzionalmente sparare e ammazzare l'essere che intuiva essere là dietro. Risponde tutt'al più di omicidio colposo. C'è un errore, c'è un'ignoranza che la legge penale non perdona, ed è l'ignoranza della stessa legge penale. Se io commetto un reato, tengo un comportamento che il codice penale proibisce e punisce, senza sapere che quel comportamento è un reato penale, questo non mi salva dalla condanna. A meno che, un correttivo è stato introdotto, questa mia ignoranza della legge penale sia una ignoranza, un errore incolpevole. Ad esempio perché la legge penale è così complicata e oscura da non consentire all'uomo medio, all'uomo mediamente ragionevole, di percepire che quella sua condotta è penalmente vietata. Ma da altri punti di vista la legge ha l'atteggiamento opposto. Non perdona, non soccorre gli erranti, colpisce gli erranti. Individua nell'errore un atteggiamento riprovevole che va colpito e punito. Questo accade quando la legge vede nell'errore un elemento di colpa, intesa come violazione di una regola di condotta. Chi si sbaglia qui non semplicemente pensa o crede una cosa sbagliata, dice o fa una cosa sbagliata. Ed è questo il campo che è più interessante esplorare, il campo dell'errore come colpa e quindi come fattore che attira sull'errante i colpi della legge. Qui c'è un atteggiamento socialmente diffuso e partirei da questo. Di fronte a un disastro
un qualunque elemento che tocca negativamente individui o gruppi o collettività estese, distruggendo risorse economiche, addirittura vite umane, scatta una reazione socialmente abituale. Si invoca la legge per cercare a tutti i costi un colpevole e punirlo. Vi ricordo un fatto di qualche anno fa. 2010, cittadina tedesca di Duisburg, si svolgeva lì una delle edizioni della Love Parade, che è un ricorrente festival di musica dance che attira quantità enormi di giovani. Quantità enormi di giovani che al momento di defluire, dopo finito il concerto, devono attraversare un sottopassaggio abbastanza stretto e nel fare questo, per dinamiche difficilmente comprensibili, si crea un ingorgo, un tappo, e il risultato è che in quella moltitudine di giovani compressi e schiacciati lì dentro restano al suolo numerosi morti. La settimana scorsa si è pronunciata la magistratura tedesca, che aveva indagato alcune persone per vedere se fossero responsabili dell'accaduto. 10 persone, 4 addetti alla sicurezza dell'organizzazione che aveva gestito l'evento e 6 dipendenti del comune. L'anno precedente aveva stabilito che sulla polizia non era neppure il caso di indagare, era certamente fuori dell'orizzonte di qualunque responsabilità penale. Ma una settimana fa la magistratura di Duisburg ha detto che anche i 10 indagati non meritavano neanche di andare a processo, dovevano essere prosciolti in fase preliminare. Reazione della mamma di una delle vittime, di una ragazza italiana che era rimasta purtroppo sul terreno. È assurdo. Dopo quasi 6 anni sono arrabbiata e schifata, perché ci credevo ancora, non avevo perso tutte le speranze, anche se dall'anno scorso, quando hanno stabilito che la polizia non poteva essere indagata, eravamo scoraggiati. C'è più rispetto per i presunti colpevoli che per chi è morto, senza contare che i 10 indagati sono comunque seconde e terze file, i veri responsabili di quella strage. I vertici non sono mai stati coinvolti, ma ci sono responsabilità organizzative, di gestione e anche politiche. Perché l'organizzatore dell'evento non è stato indagato? E il capo della polizia, e l'esperto che ha dato il nulla osta alla manifestazione, e il politico che ha spinto perché si facesse questo maxi concerto per rilanciare la città di Duisburg. Ora, si può capire la reazione emotiva che sta dietro questa invocazione della legge, questo lamento per il mancato intervento e la mancata presenza della legge. Ma appunto, bisogna riconoscere che è una reazione emotiva e non razionale, perché dietro questa reazione c'è una concezione della legge e del ruolo della legge che oscilla tra l'infantilismo ingenuo e la ibris. Infantilismo ingenuo, soprattutto sul versante del pubblico, degli utenti della macchina della legge. Perché dietro c'è una visione mitizzante e non realistica della macchina legale, come se questa fosse onnipotente,
come se avesse la forza e la missione di prevenire o cancellare o almeno vendicare tutto il male del mondo, tutti i lutti, tutte le perdite, tutta l'infelicità degli uomini. Ma non è così. Alla legge non compete un ruolo così titanico. Qualche volta sono i protagonisti della macchina legale a condividere questa visione, e questa è ibris, è tracotanza, è assenza di giusto senso del limite del proprio ruolo e della propria funzione. Incapacità di riconoscere che la legge non è la misura di tutte le cose. Ora, per organizzare al meglio la vita sociale con gli strumenti dedicati a questo, e la legge è uno di questi strumenti, è meglio un atteggiamento adulto piuttosto che infantile, razionale piuttosto che irrazionale. La legge non deve assecondare l'irrazionalità. Bisogna coltivare il senso del limite e l'arte della distinzione, la capacità di distinguere quando l'errore è colpa e quando non è colpa. Come impostare un compito che certamente non è facile? Mi pare utile partire dalla distinzione fra due tipi di errore. Errori di condotta ed errori di valutazione, previsione. Errori di condotta. Molte attività devono obbedire a regole legali o anche non legali. Chi guida l'automobile deve obbedire nello svolgere questa attività alle regole legali del codice della strada, e quindi non deve passare col rosso, non deve superare i limiti di velocità, non deve andare in giro con le gomme lisce. Se lo fa, viola una regola di condotta. Può dipendere da un suo errore non voluto, imbocca un senso vietato per distrazione, non importa, ha violato una regola di condotta. La sua responsabilità è quasi certa. Il medico che esegue un intervento o pratica un trattamento deve obbedire a certe regole tecniche della sua professione, deve rispettare certi protocolli che l'arte medica gli impartisce. Se non lo fa, è molto realistico pensare che incorre in responsabilità. Se si tratta di manovrare una grossa nave, una petroliera che deve uscire dal porto, aiutata dai rimorchiatori, caso della Jolly Nero, per parlare di storie di casa nostra. Occorre che gli operatori osservino regole di condotta che governano la loro attività. Se c'è stato un errore di manovra, in chi era sulla nave o in chi era sui rimorchiatori, se c'è stata una trascuratezza nel non considerare che certi strumenti della nave non erano in perfetta funzione, anche qui siamo di fronte a sbagli, errori che meritano un giudizio di responsabilità. Andare in giro con una nave che ha il manometro che non funziona non è molto diverso che andare in giro sul bagnato con le gomme completamente lisce. Ora, questo criterio apparentemente semplice poi nella realtà incontra difficoltà applicative e punti critici, soprattutto quando l'attività nel cui ambito si verifica l'errore è un'attività che si svolge all'interno di organizzazioni complesse, dove ci sono
tanti livelli di gerarchia. In una struttura sanitaria c'è il direttore generale, poi sotto il direttore sanitario, poi sotto il primario, poi sotto i medici del suo reparto. A che livello si colloca l'errore a cui in prima battuta siamo portati ad addebitare la morte del paziente? Può non essere facile individuarlo. E ci sono, ad esempio, nelle organizzazioni di tipo amministrativo, aree di competenza. C'è la competenza del livello politico e c'è la competenza del livello tecnico. C'è l'assessore alla protezione civile, che qualche ruolo in materia di prevenzione delle alluvioni ce l'ha, ma un qualche ruolo ce l'ha anche il dirigente del settore protezione civile, che non è un politico ma è un tecnico. Ecco, sto parlando, come non è difficile intendere, di storie all'attenzione di un pubblico come il pubblico genovese. E anche qui non è facile individuare la giusta area di competenza per allocare l'errore a carico di chi merita di vederselo addebitare. Veniamo agli errori di valutazione, specie quelli rivolti, proiettati sul futuro, e cioè agli errori di previsione. Qui la regola aurea è che per capire se uno ha previsto male e per questo deve essere inchiodato a una responsabilità legale, bisogna applicare un giudizio ex ante, non ex post. Bisogna mettersi dal punto di vista di chi aveva le conoscenze e la capacità di previsione proprie del momento in cui ha tenuto la condotta che adesso gli si rimprovera. Torniamo al caso della Jolly Nero, quella che ha abbattuto la Torre Piloti qualche anno fa. Un conto è dire: vediamo se i rimorchiatori e gli operatori della nave hanno operato bene o male. Un altro conto è dire: ah, se la Torre Piloti non fosse stata costruita lì, non sarebbe stata abbattuta. Se la si costruiva al di là di una fascia di rispetto di 20 metri dalla linea di banchina, anche se la nave andava a sbattere, non avrebbe abbattuto la Torre Pilota e fatto tutti quei morti. Ma attenzione, bisogna porsi dal punto di vista del momento in cui la Torre Piloti è stata progettata e costruita. Si tratterà di capire se in quel momento c'era un rischio reale di un evento come quello che è successo, o se invece per il fatto che non c'erano super petroliere grosse come ci sono oggi, o quel tipo di manovra si faceva in termini diversi, non sarebbe stato prevedibile un evento come quello catastrofico di 3 anni fa. Una domanda può essere legittima, ma a un certo punto la Torre Piloti era a filo di banchina e si cominciava a sapere che quel rischio poteva esserci. E allora chi non si è fatto carico di questo rischio, diventato attuale perché adesso ci sono super petroliere giganti, adesso la manovra si fa in modo tale che si può sfiorare la banchina, si doveva provvedere, si doveva far qualcosa per prevenire il rischio? E qui la risposta è molto difficile. Dipende. Dipende che tipo di dispositivo si poteva immaginare per prevenire in corso d'opera
quel rischio, con la torre lì. Abbatterla e ricostruirla 20 metri più indietro? Costi enormi. Creare una qualche altra protezione senza spostare la torre? Questo forse è economicamente più ragionevole. Ecco, sono domande decisive per dare una risposta. C'è responsabilità in chi non ha fatto quello che ex post risultava come utile a evitare il disastro che si è verificato. È chiaro che in un discorso come questo la scienza c'entra molto, perché la scienza aiuta il decisore pubblico, diciamo il legislatore, a fare leggi idonee a prevenire il più possibile rischi di disastri, e aiuta il giudice che deve valutare errori e responsabilità a capire se un certo errore, un certo difetto di previsione si può considerare colpevole o non colpevole. I terremoti sono scientificamente prevedibili? La scienza risponde: in qualche misura sì, ma solo in qualche misura. Tenendo conto di questo, il legislatore fa le norme antisismiche. Dice che in certe località dove la scienza indica un rischio particolarmente elevato di terremoto, le costruzioni si devono fare in modo da resistere ai terremoti. La scienza che dice il grado di prevedibilità del terremoto è quella che poi deve aiutare il giudice a capire se gli esperti sismologi che alla vigilia del terremoto dell'Aquila del 2009 hanno detto: non riteniamo di poter dire che ci sarà un terremoto a breve, ma neanche di escluderlo, debbano essere condannati per il disastro del terremoto dell'Aquila. Come sapete, il Tribunale dell'Aquila ha detto sì, sono colpevoli, la Corte d'Appello dell'Aquila e poi la Corte di Cassazione ha detto no, vanno assolti. Se al posto del terremoto evochiamo eventi atmosferici eccezionali e le conseguenti alluvioni, è chiaro che torniamo a storie di casa nostra. L'insorgenza del cancro è scientificamente prevedibile in relazione a certi fattori causali? Oggi sappiamo che l'amianto provoca mesotelioma e quindi il legislatore vieta l'amianto. Ordina lo smantellamento. Certo, questo ha dei costi, ma sono costi socialmente sopportabili e anzi desiderabili. Anche le sigarette pongono qualche problema con l'insorgenza del tumore. Qui il legislatore ha fatto una scelta diversa. Non vieta le sigarette, dice però che sui pacchetti bisogna scrivere dei warning abbastanza forti e terrorizzanti. Il grado di connessione tra diffusione del fumo e insorgenza del cancro occupa non solo i legislatori, ma anche i giudici, che a prescindere dal rispetto o non rispetto delle regole che il legislatore fa in questi campi, ad esempio, sono stati chiamati a decidere se i proprietari e i gestori di una fabbrica come la Eternit di Casale Monferrato, i cui dipendenti a decine sono morti di cancro, meritavano di essere imputati e condannati
per omicidio. Giudici civili in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti e poi dovunque, compresa l'Italia, sono stati chiamati a decidere in campo civile se le multinazionali del tabacco devono risarcire il danno che le famiglie dei morti di tumore al polmone, già forti fumatori, hanno subito per l'evento infausto, in qualche modo riferibile all'uso del tabacco. Certo, la scienza può aiutare, ma non può risolvere tutti i problemi, anche perché la scienza non sempre è univoca. Medicina tradizionale versus medicine non tradizionali, ad esempio nella terapia del cancro. Nei giorni scorsi si è letto sui giornali della vicenda di quella ragazza morta di melanoma che era stato curato non con i protocolli dell'oncologia ufficiale, ma con le tecniche di questa nuova medicina tedesca del dottor Hammer, basata su pratiche essenzialmente di psicoterapia. Si tratta di capire se chi lo ha curato in quel modo, se chi ha curato la ragazza in quel modo, risponda o non risponda di omicidio colposo. I giudici di Lecce si sono dovuti occupare degli ulivi del Salento infestati dalla xylella. E anche qui divergenze scientifiche che hanno dato luogo a decisioni giudiziarie opinabili. Un pool di esperti ha detto: l'unico modo per evitare il contagio è abbattere migliaia e migliaia di ulivi. Ma la procura di Lecce non era di questo avviso. Ha ordinato una sua perizia, il cui esito è stato: ma assolutamente no, anzi, più si tagliano gli ulivi, più la xylella si diffonde. E quindi ha indagato i primi scienziati per aver emesso un verdetto sbagliato che era stato all'origine di qualche cosa che non doveva succedere, e cioè quella strage di ulivi. C'è un punto centrale in questa storia, che è il bilanciamento degli interessi in gioco. Quando il legislatore vieta l'amianto, fa un bilanciamento di interessi, perché rinunciare all'amianto qualcosa costa. Ma a fronte dell'interesse a continuare ad utilizzare l'amianto, che per certi aspetti fa comodo, e l'interesse a salvare vite, è chiaro che il secondo prevale. Ma questo bilanciamento di interessi attraversa tanti altri settori. Si tratta di decidere tra l'interesse allo sviluppo economico e all'occupazione e lo sviluppo alla tutela ambientale. E a seconda di come il bilanciamento si fa, si decide se insediare una fabbrica o non insediarla, se consentire che una fabbrica continui a produrre o ordinarne la chiusura. Negli anni 50 e 60 c'è stato nelle città italiane, a partire da Genova, un certo tipo di urbanizzazione che col senno di poi noi possiamo considerare poco rispettosa dell'ambiente. I politici di allora hanno fatto quel bilanciamento di interessi,
tra l'interesse a salvaguardare un ambiente urbano più arioso e meno fitto e l'interesse a offrire strutture abitative per cui c'era gran richiesta, hanno privilegiato il secondo interesse. E tra l'altro oggi possiamo anche considerare che a distanza di decenni quel tipo di urbanizzazione può avere avuto un impatto su eventi di oggi, come le alluvioni genovesi. Ma certo non pensiamo di imputare penalmente per questo i decisori pubblici di allora, rispetto ai quali si può tutt'al più esprimere un giudizio politico di disapprovazione, ma non un giudizio legale di condanna. Oggi ci sono amministratori e funzionari pubblici indagati per eventi di questo genere. Diranno i giudici se c'è o non c'è una loro responsabilità, ma certo i giudici faranno bene a tener conto che quello che è accaduto nell'autunno di un po' di anni fa è stato in qualche modo condizionato anche dal tipo di urbanizzazione che si era venuta a creare in anni più lontani. Dicendo questo, veniamo a dire, e qui vado a concludere, che nel nostro discorso, oltre alla scienza, c'entra molto anche un'altra cosa, che si chiama politica. Perché bilanciare interessi nel modo più giusto possibile è compito della politica. Se la politica realizzerà un buon bilanciamento di interessi, quello che massimizza l'utilità sociale e minimizza i costi sociali, allora il giudizio politico sarà positivo. Diversamente, chi compie quelle scelte meriterà un giudizio politico negativo. Ma stiamo parlando di giudizio politico, non di giudizio legale e soprattutto penale. Io credo che una cosa si possa dire anche se la dico in modo molto semplificato. L'area del giudizio e della condanna politica, o se si vuole morale, è un'area molto più estesa dell'area più ristretta entro cui si deve svolgere e pronunciare il giudizio di responsabilità legale. Tanto è vero, per tornare all'episodio da cui sono partito, la strage, la tragedia incolpevole di Duisburg, i responsabili del comune neanche erano stati indagati sul piano legale e penale. Ma questo non toglie che nei loro confronti sia stato espresso un giudizio politico di pesante riprovazione. 2 anni dopo l'evento è stato indetto tra i cittadini di Duisburg un referendum il cui quesito era: ritenete che il sindaco di allora abbia una responsabilità almeno di tipo morale, politico, per quello che è successo oppure no? La maggioranza dei cittadini rispose sì. Quel sindaco fu dimissionato. Ecco un caso in cui al giudizio di condanna politica non necessariamente deve corrispondere, anzi è giusto che non corrisponda un giudizio di responsabilità penale. Un ultimo punto vorrei sottolineare. La buona politica è quella che realizza il miglior bilanciamento degli interessi in gioco. Ma non necessariamente il miglior bilanciamento degli interessi è quello che riduce a zero o vicino allo zero il rischio di eventi avversi.
non sarebbe buona decisione politica vietare l'uso delle automobili, anche se sappiamo che inevitabilmente la circolazione automobilistica causa inquinamento, morti e feriti, che non ci sarebbero se un legislatore vietasse l'uso delle automobili, con un principio di precauzione spinto all'estremo, ma sarebbe un principio di precauzione applicato in un modo socialmente intollerabile. Bisogna essere consapevoli che qualunque sia la decisione che si prende, sia essa la migliore possibile tra le decisioni possibili circa la gestione dei rischi del vivere, il rischio non si cancellerà mai del tutto. Un rischio residuerà sempre. Bisogna accettarlo e imparare a conviverci, senza l'ossessione di una sicurezza assoluta, perché una pretesa di sicurezza assoluta sarebbe incompatibile con la vita. Vi leggo come la mette un grande psicologo americano, James Hillman, che in un suo libro uscito in Italia alla fine degli anni 90, che si chiama L'anima del mondo, scrive così: l'ossessione della sicurezza elimina ogni invenzio degli dèi. Qualunque imprevisto accada, si sporge una denuncia di sinistro e si viene risarciti. Un incidente può essere anche un buon affare. Si raccontano perfino barzellette. Una mamma spiega al figlio piccolo come attraversare la strada in mezzo al traffico. Ricordati di attraversare sempre col verde, così poi fai causa. Acquistiamo automobili non per il divertimento di guidarle o in base alla loro praticità o capacità di accelerazione come una Maserati, ma in virtù della protezione dall'impatto. Acquistiamo automobili sicure, cioè le compriamo solo in vista dell'incidente. La sicurezza è per noi una specie di patrono invisibile che aleggia sopra ogni cosa. Ma è un insano senso di protezione pensare che così la morte sarà tenuta lontana. Perché così naturalmente si tiene lontana la vita. Non c'è rischio, non c'è trasgressione, non c'è pericolo, non c'è avventura. Il luogo in cui abbiamo collocato la morte è ora proprio in tutti questi sistemi di protezione che ci impediscono di aprirci al rischio della vita. Ecco, rileggendolo adesso ci trovo forse un eccesso di vitalismo, un po' d'annunziano, mi verrebbe da dire. Allora mi sposto su un terreno un pochino più sobrio, più pacato. E ricordo in conclusione un grande sociologo dei nostri tempi, Ulrich Beck, morto l'anno scorso, esattamente il giorno di Capodanno del 2015, che teorizzava la nostra società come una Risikogesellschaft, una società del rischio, in cui il rischio è ineliminabile. Bisogna gestirlo, ma bisogna imparare a conviverci. Concludo richiamando 4-5 punti, che sono un po' la sintesi di quello che ho provato a dire sui rapporti tra l'errore e la legge. Per quanto si possa cercare di evitare gli errori sono inevitabili e sono inevitabili i rischi connessi alla commissione di errori. Secondo, il livello di rischio accettabile lo decide la politica nel suo ruolo di bilanciamento degli interessi in gioco.
e in questo si fa aiutare dalla scienza. Quando il rischio si trasforma in danno, spetta al giudice, anche lui aiutato dalla scienza, dire se c'è un colpevole che ha sbagliato oppure se siamo di fronte a una, virgolette, tragedia senza colpevoli. Se siamo di fronte a quello che gli inglesi chiamano un atto di Dio, quello che noi chiamiamo caso fortuito o forza maggiore. Gli inglesi lo chiamano act of God, è qualcosa che non appartiene alla sfera degli uomini, sta sopra. Noi lo chiamiamo disastro, ma anche questo è significativo. Disastro vuol dire che le stelle si sono girate male. Conviene, e questo è l'ultimo punto, che gli uomini, che non sono Dio e non hanno il controllo degli astri, ne prendano atto. E a maggior ragione ne prenda atto la legge degli uomini, con un atteggiamento adulto e non infantile, razionale più che emotivo, senza ibris, col giusto senso del limite. Grazie e arrivederci a giovedì prossimo. Neanche sotto tortura, poi in presenza della medesima. Qui siamo però fuori del campo della legge, io devo stare un po' lì dentro. Perché è molto lungo. Dopo il mio assistente. Perché oggi proprio Cesare De Michelis. Ne parleremo certamente in uno degli incontri. Pubblicata adesso per il saggiatore, li chiamo società umana. Grazie. E appunto, perché nemmeno il saggiatore. Ma siete non questo è un palafetto. Io ho passato, le spiego lo so, vorrei impediarla con le mie. No. Io ho passato in rassegna tutte le famiglie d'Italia italiane, partendo dall'estrema destra, cioè i rautiani alla Puccia, sì, per arrivare sino agli operaisti, alla Toni Negri, quelli sono più clericali del Papa. Certo, parlando male di tutti, compreso poi i liberisti, compresi i mercantisti, eccetera. E quindi, allora lei deve. Senta, faccia così. Mentre a Luca, per me, punto Guzzardi, 2Z, una E, una D, una I, una E, chiocciolina, gmail.com. Gmail, sì, ma molto interessante. Se lei lo stampasse, lo mandi direttamente in via Santa Sofia 14. Io lo leggo più facilmente. Allora lo stamperò. Se lo stampa, me lo manda e poi lei ha approvato? Io ho parlato.